Ci sono storie di speranza, ne potremmo raccontare tante, da un ragazzo inglese fatto ritornare in Inghilterra che ora ogni tanto ci scrive che sta in dei percorsi, va benissimo, di un ragazzo del Mali che appena conosciuto aveva i documenti e l'abbiamo accompagnato noi in Valdichiana e voglio dire sta lavorando già in delle aziende agricole. Ci sono anche storie di quelli che qualche volta rifiutano invece i servizi. Ci sono tante storie di speranza di chi ce l'ha fatta a riprendere in mano la propria vita, ma ce ne sono anche tante altre. Chi le conosce bene sono gli operatori dell'associazione DOG dentro gli orizzonti giovanili. Il lavoro che facciamo è quello di mappatura per tutta la città, individuiamo le persone che vivono in strada, vediamo un pochino il numero quello che è e poi le tre fasi di lavoro è molto semplice, facciamo un lavoro di informazione per dire i servizi che ci sono sul territorio e dei quali possono usufruire, se sono in grado di andarci da soli bene altrimenti li accompagniamo noi, la terza fase è quella di riduzione di un danno evidente che già hanno delle persone che vivono in strada da molto tempo. Noi ogni settimana contattiamo almeno una ventina di persone, tra queste in un mese arriviamo a fare anche un centinaio di contatti, però quelli problematici abbiamo detto sono una ventina, hanno doppia diagnosi, diciamo così, di dipendenza se non tripla addirittura, quindi il lavoro è molto complicato. Gli operatori di strada da tempo hanno unito le forze con il comune di Arezzo mettendosi a disposizione per la programmazione di interventi a sostegno delle gravissime povertà. Adesso si traccia un primo bilancio. Continua il lavoro di collaborazione tra le unità di strada che sono il presidio ultimo per portare dentro i servizi chi in qualche modo è fuori e la Polizia Municipale che ha già pronto un dossier di quelle persone che pur con il grande lavoro di unità di strada ritengono di non voler rispettare le regole e allora per quelle partirà un percorso di foglio di via dalla città di Arezzo. In tutto questo con una partecipazione e coinvolgimento dei cittadini disponibili e ve ne sono in particolari zone che sono essi stessi protagonisti sia di segnalazioni sia di momenti di confronto dove tutti in qualche modo dimostriamo la volontà di dare una mano ma al tempo stesso la rigidità di non essere disponibili ad atteggiamenti che non abbiano a che fare col decoro, con la sicurezza, con il rispetto delle regole. Il progetto è stato anche utile per la programmazione degli interventi in città. Tutto quello che abbiamo portato avanti, soprattutto come dicevo per il recupero delle aree degradate, quindi anche linee di finanziamento PNRR, grazie a questo contributo, grazie a questa collaborazione ha permesso di portare avanti interventi che vadano a migliorare anche quella che è la marginalità sociale, quindi per dare una risposta concreta sicuramente ai cittadini e che dovrà essere il fulcro poi dopo anche dello sviluppo urbanistico della nostra città.